Ciao ragazzi, tornando al mio canale YouTube, come sono i segnali oggi? Guarda il video per scoprirlo. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 14 febbraio 2021. Oroscopo Sagittario di oggi. Luna malmostosa ma contenibile. Con la coppietta Luna-Nettuno malmostosa in quadratura la giornata si preannuncia piuttosto pigra e piatta. Ma se vi siete illusi di restare a dormire per tutto il giorno, aprendo soltanto un occhio di tanto in tanto per occhieggiare la TV, avete sbagliato a capire. A farvi cambiare idea, volenti o nolenti, entra in scena Marte nella vostra sesta casa, quella che non bada al calendario e se bisogna lavorare, anche per un'emergenza, vi ci costringe portandovi sul luogo quasi di peso. Altra possibilità, e stavolta più piacevole. L'invito estemporaneo di amici che vi chiedono di raggiungerli già in mattinata nella casetta di montagna. Ancora gli impianti non sono aperti ma un po' di movimento c'è, dunque il weekend si prospetta divertente. E allora date ascolto a Mercurio e Venere, contrari alla pigrizia, che vi vogliono più allegri e dinamici. Mal che vada passerete una serata davanti al caminetto, tra polenta, funghi e chiacchiere di carnevale. Il tutto ben innaffiato. Per chiacchierare e ridere di gusto, indispensabile dopo un periodo così difficile, e quand'anche si trattasse soltanto di una finestra di serenità su un panorama ancora grigio e piovoso, godetevela. Vivere il qui ed ora è sempre una saggia soluzione e voi, segno di Giove, di saggezza ne avete a gogo. Astro tarocco del giorno per Sagittario. Fante coppe rovesciato. Le amiche contribuiscono al malessere generale, soprattutto quelle pettegole in cerca di guai. E qualche guaio pure potrebbero procurarcelo se non sapremo tenerle a bada. Fortuna che c'è l'amore a consolarci con conferme di affetto e passione. L'attrazione non mancherà e potrebbe esserci anche un rapporto perfetto e qualche amore nuovo. Tentazione per le persone di una certa età di amori giovani. Oggi Mercurio vi è contro, avrete difficoltà nel comunicare con gli altri. Fate tesoro in questo senso. Ottime notizie sul fronte lavoro, i nati di lunedì in particolare riceveranno buone notizie e riusciranno in alcuni progetti che si erano prefissi. Per ottenere buoni risultati mostrati più grintoso, più convinto. Non essere troppo critico. Momenti piacevoli in compagnia di amici. In amore guardate avanti e non voltatevi assolutamente indietro. Fate tutto come se il passato non esistesse. Vi attendono nuove emozioni, ma dovrete guadagnarvele spazzando via il passato. Qualche problema di incomprensione familiare, compreso qualche litigio all'orizzonte. Dosate sapientemente le vostre parole e i vostri gesti e ne trarrete tutti i benefici possibili. Non siate impulsivi. Una persona vicina a voi è particolarmente gelosa di tutto quello che fate, non date molta importanza alla cosa ma cercate di non esporvi troppo alle facili lusinghe con le quali vi tenta. Giornata piuttosto monotona. Se potete organizzatevi con amici o parenti per trascorrere una serata diversa. Non abbiate fretta di concludere qualcosa che riguardi un lavoro o degli affari, avete tempo e modo di prendere con calma le decisioni che dovranno essere quelle più opportune. La fretta non gioca la vostra partita nei prossimi giorni. Il vostro partner è insofferente e sembra voler scappare via. D'altra parte anche voi avvertite un disagio in alcune situazioni. Sarebbe meglio forse ripensare all'intero rapporto. È importante mantenere sangue freddo, anche in circostanze sgradevoli. È consigliabile comunque cautela in campo professionale ed economico. Evitate contrasti diretti in amore se siete nate alla fine del segno, ne uscireste con le ossa rotte. La vostra visione della vita in questo periodo è eccessivamente cupa. Cercate di ravvivarla un po', il vostro partner potrebbe aiutarvi in questo senso. Astri abbastanza luminosi per voi ancora quest'oggi. Giove benevolo poiché in splendida posizione per il vostro segno vi dona uno spirito sempre fresco e condito da senso di partecipazione umana, di contatto vivido con i vostri simili. Soltanto la luna vi guarda imbronciata dal segno nemico amatissimo dei pesci. Siate cauti nell'esprimere le vostre posizioni politiche, ideologiche, morali in campo familiare quest'oggi. Potreste incontrare qualche opposizione imprevista e vivace. Le storie d'amore oggi proseguono bene,
le amicizie e i rapporti con i colleghi un po' meno. Cercate di capire cosa non va e affrontatela a testa alta, senza timori particolari. Tutto si risolve, basta volerlo, punto. Il segno del Sagittario è un po' turbato e dovrà contrastare in qualche modo un'inquietudine interiore. Domenica, però, l'umore tornerà alto, basta tenere duro. Oggi meglio avere prudenza e se vi interessa qualcuno da tempo, dovreste uscire allo scoperto domenica prossima, punto. Oggi sarai turbato da un'inquietudine interiore che dovrai provare a contrastare. Per fortuna, domenica l'umore migliorerà di gran lunga, tieni duro. Per questa giornata dovrai avere grande prudenza. Se da tempo ti interessa una persona, dovresti uscire allo scoperto domenica prossima, punto. I vostri dubbi sono comprensibili, specialmente in questo periodo, ma non dovrete lasciarvi sopraffare dalle sensazioni negative. Avete infatti una grande predisposizione per l'afflizione e l'oscuramento, punto. Le persone che vi saranno a fianco cercheranno di darvi una mano e dovrete accettarla. In particolare, il partner potrebbe essere una risorsa fondamentale per il vostro benessere, che non dovreste sottovalutare, punto. Domenica di su e giù, su grazie alla magnifica coppietta Venere-Mercurio in acquario, segno socievole, dinamico, curioso, viaggiatore come il vostro. Peccato che a blindarvi entri in scena la luna acquatica a braccetto col caotico Nettuno, entrambi in quadratura. Dunque velleità di incontri, sport e viaggi impediti dalle complicazioni del momento, dovute a un meteo non favorevole e a quella botta di stanchezza che spesso vi colpisce proprio di domenica, dopo una settimana adrenalinica, testimoniata da Marte esagerato in sesta casa, la stacanovista, punto. Amore ed Eros, i moti del cuore non conoscono né età, né stagione, il vostro pensiero vola ad una persona che vi ha toccati emotivamente, facendovi sognare. Ma tutto per ora finisce lì, o almeno non va più oltre di una telefonata o di un messaggino sui social. Punto punto punto. Dopo una fregatura, che ancora brucia, non ve la sentite di avanzare passi più azzardati e, contrariamente al vostro carattere baldanzoso, vi attestate su posizioni di attesa, lasciando che sia l'altro a fare il primo passo. Voi vi accontentate di chiamarlo col pensiero, ma se è vero che la mente è magica, succederà. Piccole bugie e non detti in famiglia riescono comunque ad irritarvi, contrastando apertamente i vostri imperativi, sincerità e onestà a qualsiasi prezzo, anche a costo di rimetterci di tasca vostra. Un rancore da metabolizzare e superare con calma, qui la fretta non funziona, ogni anima ha i suoi tempi, punto. C'è caos nella vostra mente, mentre il corpo gusta il nuovo piacere di inconsuete lusinghe. Il vostro insufficiente interesse per i canoni normali potrebbe appannare la vostra grande vitalità. Se il tuo ascendente è Leone, stasera durante la cena, toccagli fuggevolmente le sue mani, e manda qualche sguardo malizioso, i risultati sono assicurati, punto. Nella giornata vigilia della festa degli innamorati ecco a voi una cantante che rappresenta l'anima sentimentale del vostro segno. Si tratta di Tina Turner, nata il 26 novembre appartenente proprio al vostro segno del Sagittario. Per la regina del rock ecco Simply the Best, ovvero semplicemente il meglio. Se siete single approfittate di un invito a cena a casa di persone conosciute da poco e non vi intimidite. Potreste incontrare una persona speciale. Venere in acquario vi dona l'intuito e la fortuna che ci vogliono, punto. Lavoro e denaro, la mente mulina pensieri e idee innovative. Leggete molto, scrivete, parlate, ma sul piano pratico e fisico nulla di nulla. Dentro avvertite una sorta di scissione, il corpo da un lato, mollemente adagiato su un lato, la mente in volo verso altri continenti o addirittura altri sistemi planetari. La vita lavorativa ti chiede ancora uno sforzo, dovrai smussare gli spigoli con un superiore, dialogare di più, sbuffare meno. Non sempre sarà tanto facile. Le stelle dei più giovani procurano novità e nuove occupazioni, favorendo in particolare coloro che cercano adesso la loro prima sistemazione lavorativa, punto. Venere nel segno scoppiettante e ambizioso dell'acquario, amico dell'elemento fuoco di cui voi fate parte, vi offre oggi un'occasione d'oro da un punto di vista professionale. Sappiate approfittarne e non ve la lasciate sfuggire. Questo più in evidenza se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 25 al 30 del mese di novembre, punto.
La forma sarà quasi perfetta e Marte vi ricarica e cancella lo stress dei giorni passati. Evitate i bagordi e i disordini alimentari, poi scegliete una dieta ricca di vitamina C che è un potente antiossidante contro l'invecchiamento della pelle. Punto. Benessere, benessere è un parolone. Specie se, dopo aver esagerato con i dolci fritti di carnevale e con bicchiere ieri sera, oggi vi sentite imballati, stonati e con la testa che gira leggermente. Insomma, a letto o sul divano state bene, ma già alzarvi in piedi diventa fastidioso, figurarsi uscire a passeggio, incontrare gente o attivarvi con le pulizie di casa, che peraltro reclamerebbero una mano vigorosa. Lasciate correre, rinviate a domani, e lo stesso vale per un turno di lavoro. Se proprio non è pressante e ne potete fare a meno, scambiatelo con qualcun altro. Con uno stato infiammatorio in agguato avete bisogno soltanto di pace e tranquillità. Punto. Per lei, giornata dinamica e serata sociale, ma un po' di tempo libero per voi stesso e ve lo ritagliate comunque, decise ad ultimare il bellissimo romanzo a sfondo psicologico che tanto vi appassiona. Per forza, sembra ricalcare la vostra storia. Punto. Per lui, arrabbiatissimi con Snoopy, siete animalisti convinti, non mangiate bistecche e salamini, ma oggi lo spellereste vivo dopo che vi ha rosicchiato il divano nuovo e la pila di bellissimi libri appena acquistati e posti sopra una sedia. Sprovveduti voi ma diabolico lui. Punto. Colore delle emozioni, grigio medio. Punto. Barometro dell'umore, piovoso. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 6. Finanze, 7. Benessere, 5. Punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Punto. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.